siamo ritornati al cinema Garbatella dopo guerra, sarà stato nel 52-53, quando facevano i film di Fabrizi, quando facevano i film di Silvana Mangano, quando facevano i film di Anna Magnani, non visti parecchi, insomma. Lui odiava ad Arancino. Andavamo io, mio fratello, mia cugina, e andavamo noi nel pomeriggio, non è? I film c'erano i film di Charlotte, teatri non ho mai visti, solo cinema, durante la guerra. Anche qualcosa c'era del teatro, però io non ci sono mai andato. Bravo ragazzino, bravo teatro. Mi ricordo soltanto quello che vedeva le cose caramelle, guarda. Aspetta, come diceva? Caramelle gazzose, aranciate, bruscolini, caramelle gazzose. Qualcosa accorre per dire questa roba qua. Allora, io ho visto degli spettacoli al Palladium, però il primo che mi viene in mente è uno spettacolo che sono stata proprio fortunata, anzi due. Uno, non sono stata fortunata perché invece portò mio padre a vedere Claudio Villa, era l'epoca dei Matusa, perciò quasi mi vergognavo, avevo quasi paura che mi vedesse qualche amico o qualche amica che venivo a sentire Claudio Villa, però mio padre lavorava in sala stampa, perciò mi portò in camerino e via. Invece quello importante che ho visto, bello, e lì sono stata veramente fortunata, era perché io c'avevo mio marito che lavorava alla Cassa del Risparmio, il dopo lavoro prendeva degli spettacoli e io venni qui con lui a vedere lo spettacolo di Aldo Fabrizi e Nino Taranto, cioè lì sono stata proprio fortunata. Il Teatro Cinema Garbatella sono gli anni appunto 60, io nel 60 avevo 8 anni, quindi per tutto il decennio l'ho frequentato come cinema con i miei genitori, con mia sorella, venivamo al cinema e ho scoperto il cinema, mi è nato questo amore che poi è rimasto, si è sviluppato e ancora me ne occupo e appunto se penso a questo cinema mi ricordo queste sedie di legno, questo fumo dentro perché si fumava, poi c'era l'intervallo e quindi si apriva il tetto del cinema, si apriva e passava signore che vendeva le cose, ci compravamo i bruscolini, il gelato, eccetera. Quindi questa atmosfera, insomma, era magica, ti rimane dentro. Allora, il Palladium per me ha rappresentato una parte fondamentale della mia passione per il cinema e per la cultura e da bambino qui io venivo a vedere tutti i film che fino agli anni 70 da film epici come Maciste, Ercole, Ben-Hur e così via, poi siamo passati per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più e così via, quindi per me è stata la formazione elementare alla cultura del cinema, quindi questo è. Di Roma, anche di tutta la città di Roma, ha proprio bisogno di un punto dove si faccia teatro, si faccia cinema, si faccia tanto più in un momento in cui il cinema non c'è più, non ci sono più cinema in questa zona, cioè noi abbiamo tutto il versante, questo versante che non ha cinema. Concerti, ci sono venuti una miriade di cantanti qui e gruppi stranieri, ho detto i Duran Duran, 3.000 persone c'erano lì dentro, una cosa verosimile. Poi tantissimi italiani, hanno fatto i concerti con la Nannini, Biagio Antonacci che stava agli esordi, con Fabio Concato, ma adesso non mi ricordo, ma sono stati veramente una miriade. E poi tutti i gruppi emergenti stranieri, gruppi vecchi stranieri, latinoamericani. Tanti anni c'è stata anche la rivista, cioè proiettavano prima un film e poi c'era la rivista, qualche comico, qualche un po', qualche ghigliolona che si muoveva un po' tutta un po' così come Vamp e poi c'era la sceneggiata, ogni tanto venivano
di compagnia napoletana a fare la sceneggiata. E una sera, con il cinema Teatro Garbatella strapieno, c'era lo zappatore. E a un certo punto, quando il cantante dice «E ce ne costa lacrime st'America, per noi napoletane, per noi che ci sogniamo cielo Napoli, con mammare, stupane, su stupane». Uno da Garbatella disse «Cambia Fornaro». E lì c'è un parapiglia, insomma, attori si sono soffesi, andarono via, scesero qualche nuovo, però alla fine fu una grande caciara, però, insomma, però c'è stava pure, insomma. Dovete lottare per il vostro quartiere, non dovete fare la fila di Firenze, mai si mi ha detto, perché c'era lui che mi ha messo in mezzo, pacchetto completo, e quindi ho sposato lui, la Garbatella, l'idea di combattere contro il turistificio culturale, e sono passati 20 anni.